You keep saying you got something for me. Something you call love, but confess. Ufficialmente è l'erede della C3 Pluriel, ma in realtà la Citroën DS3 Cabrio è qualcosa di molto diverso. Ha guadagnato in sportività ed eleganza, ma allo stesso tempo non si può definire una vera e propria scoperta. L'ultima creazione della casa francese monta infatti una capote in tela che si apre in movimento fino a 120 km orari, ma i montanti non si possono rimuovere e i finestrini laterali posteriori non scendono. Si viaggia quindi con il vento nei capelli solo a metà, una soluzione che non entusiasma gli amanti della guida a cielo aperto, ma che permette di stare scappottati fino a velocità autostradali senza disagi acustici. La piccola scoperta transalpina punta a conquistare clienti che amano distinguersi, automobilisti attenti alla moda che non vogliono però rinunciare al piacere di guida, già punto di forza della versione chiusa. Agile nelle curve e con un assetto rigido quanto basta, regala il meglio di sé con il motore 1.6 turbo a benzina da 156 cavalli usato nel nostro test. Un'unità capace di offrire prestazioni eccellenti, 7,4 secondi sullo 0-100, a fronte di consumi dichiarati decisamente contenuti, 6 litri ogni 100 km. Alla voce praticità, la DS3 Cabrio presenta alti e bassi. Nonostante una lunghezza di soli 3,95 m, l'abitacolo è in grado di accogliere 5 persone e di offrire un discreto spazio per la testa, ma il divano è un po' troppo stretto e i centimetri a disposizione delle gambe di chi si accomoda dietro potrebbero essere di più. Il bagagliaio poi offre una capienza discreta, ma è penalizzato da una bocca d'accesso troppo piccola. La Citroën DS3 Cabrio 1.6 THP 156 cavalli del nostro test costa 24.250 euro, 3.200 in più rispetto alla variante normale a parità di motore e allestimento e quasi 1.000 in più della Peugeot 207 CC dotata dello stesso propulsore. Quest'ultimo oltretutto si può scoprire completamente e può vantare un tetto in metallo dal meccanismo decisamente più costoso da progettare.